Lo sai, fratello, siamo nella merda. Dov'è questo Wonderful World? Questa è la storia di uno di noi. Fratelli della congrega, recensirò per voi Point Break, punto di rottura, di Catherine Bigelow. In alcuni momenti succede che qualche evento pregiudica il senso di un'intera esistenza. E allora ti fermi, rifletti, e dinanzi a te si spalanca il vuoto. Come gettarsi a capofitto giù dall'aereo che planava placido. Scivolare nell'etere del vero. Te stesso, che finalmente riscopri dopo tanti inganni melliflui, dopo tante moine smorfie, maschere di taluni che circuirono per agguantare e divellere la tua anima in quell'istante preciso. Che cosa succede? La tempesta si scatena, turbolenta. Dopo tanto assopirsi, oh mio dormiglione, oppur tanto sveglio, che qualcuno ti tese la trappola per adescarti nell'illusione più nera, così tuffandoti giù dall'aereo. In quel momento, in quell'attimo d'estremo risorgimento, comprendi in mezzo al panico chi sei? E da cuore rinasce il tuo oscurato splendore. Ti struccarono, ti accecarono, ti intorbidirono, ti intenerirono. La tua durezza fu scalfita, ma ora
sei tu che scagli la sfida dopo tanto lor vostro ostinato ferir, vanitoso quanto invano. Oh, oh, oh. Saran dolori ma tanti. Conserviamo lo stesso stile acquatico da un mercoledì da leoni. Point Break, punto di rottura, film del 1991. Della durata circa di 2 ore. Film d'azione drammatico. Interpreti. Patrick Swayze nella sua migliore interpretazione. Oh, il povero Patrick. Lo compiango. Poteva essere sfruttato meglio. Keanu Reeves. Johnny. E poi tutti gli altri, compresa la partecipazione straordinaria di uno degli interpreti, appunto, di un mercoledì da leoni. Sono convinto che il suo nome, ricordate, invece il personaggio che interpreta qui, in tal capolavoro, scommetto che non rammemorate, anche voi che vi dichiarate del cinema innamorati. L'avete scordato? È Angelo. Angelo Pappas. I nomi dei due divi che nei titoli di testa si presentano l'uno a fianco all'altro mostrano immediatamente che poi il break, punto di rottura, intende mettere a confronto due modelli di vita contrapposti. Quando Johnny, Keanu Reeves, agente speciale fresco di Accademia, arriva a Los Angeles per collaborare alle indagini su una serie di rapine in banca, appunto Angelo Pappas, il suo collega, sospetta che la banda che si nasconde dietro le maschere con i volti dei presidenti americani provenga dall'ambiente dei surfisti. È da lì che Johnny, sotto mentite spoglie, dovrà iniziare le indagini. Grazie a Tyler, che gli dà lezioni di surf. Conosce Buddy? Per il quale il surf è una filosofia di vita. Mentre Johnny è affascinato sempre più da Buddy, le indagini fanno acqua da tutte le parti. Il tentativo intempestivo della gente e del suo collega di far sì che un gruppo sospetto di surfisti venga allo scoperto rende nullo il lavoro di mesi. Durante l'uscita successiva del gruppo con il surf, è questo qui, Patrick, cioè Buddy, mostra agli amici il sedere nudo, il gesto arrogante che, fatto davanti alle telecamere di vigilanza, è il marchio di fabbrica con il quale i presidenti mascherati deridono la polizia al termine di una rapina. Sono proprio loro, la banda che i due detective stanno cercando. D'accordo con il suo partner, Johnny decide di affrontarli durante la rapina successiva, ma il piano fallisce e la sua copertura salta. Il giorno dopo i surfisti si presentano davanti a casa sua e gli ordinano di uscire. Lo conducono a fare lanci con il paracadute per poi costringerlo a prendere parte a una rapina. Hanno preso in ostaggio anche Tyler, che nel frattempo è divenuta la ragazza di Johnny. Durante la fuga dalla banca, oh che figa, il collega di Johnny e un impiegato restano uccisi, mentre Johnny è costretto ad allontanarsi con gli altri a bordo di un aereo, sorvolando il deserto messicano. Oh, adesso al punto arriviamo.
I surfisti si lanciano verso terra, lasciando sull'aereo la gente che, preso dalla disperazione, li segue senza paracadute e raggiunge Buddy in caduta libera. Ancora una volta i due misurano il proprio coraggio. Nessuno vuole essere il primo a tirare la corda per aprire il paracadute. E anche in questo caso sarà Johnny a perdere la sfida. Atterrato nel deserto, trova Tyler, che ormai libera, lo stringe tra le braccia. Gli resta un'ultima possibilità. In Australia scoppia la tempesta del cinquantennio e tutti i surfisti fuggono dalla spiaggia, tranne Buddy, che decide di affrontare la sfida. Johnny lo aggredisce e lo ammanetta, ma si lascia convincere a liberarlo perché possa cavalcare almeno una delle onde gigantesche prima che gli altri agenti dell'FBI lo portino via. La schiuma del mare inghiotte il surfista mentre Johnny abbandona la spiaggia gettando nella sabbia il distintivo. Con Point Break, Catherine Bigelow è riuscita a girare un film che è un inno al movimento e alla velocità. Quando Johnny giunge per la prima volta al suo nuovo posto di lavoro, la strada che percorre è firmata in un unico piano sequenza realizzato con una cam. Sì. Che lo segue attraverso i corridoi, lasciandosi indicare la direzione dagli indici degli impiegati, proprio come fa Johnny. Nelle scene sul surf, la macchina da presa scivola sulle creste tra le onde, celebrando una volta di più con le immagini la libertà del movimento. L'apice è raggiunto nella scena in cui Johnny insegue Buddy, che indossa la maschera di Ronald Reagan, attraverso giardini, salotti e piscine per bambini. Durante l'azione il giovane si ferisce e, benché non gli resti altro che sparare al suo amico nemico, non si decide. Il potere si inginocchia di fronte al fascino dell'ebbrezza suscitata dalla velocità. Point Break di Catherine Bigelow appartiene alla schiera dei film d'azione degli anni 90 pienamente riusciti, non solo per la seduzione delle immagini che donano suspense alla vicenda, ma anche grazie a due attori in piena forma che danno vita a un duello vincente. Sì, qui Keanu e Patrick sono al massimo della forma fisica e attoriale. Congiungono le forze per un duo micidiale. Uno è un semi-omicida, l'altro, siamo sicuri che sia buono, oppure bene e male si mischiano, creando qualcosa di terribilmente affascinante, fenomenale ed epocale. Il terrore provoca esitazione, e l'esitazione causa lo sprigionamento delle tue peggiori paure. Cinema che vola altissimo. Dai, amico, tienimi la mano.